Ciao a tutti, io sono Carolina e oggi ripropongo una tipologia di video semplice semplice da realizzare che però è un po' di tempo che non faccio, ovvero un GRVM chiacchiericcio life update, insomma per quanti aggiornamenti ci possano essere su questa vita abbastanza ordinaria. E oggi comincio davvero completamente struccata, poi con la luce naturale, niente ring light, quindi niente inganni, perché realizzerò tutto tutto con voi, anche le sopracciglia. Ma siccome la mia faccia è proprio, come dire, non so se vedete tutta questa irritazione qui, questa maschera, perché altro non è, questa è proprio l'irritazione da mascherina, io partirei stavolta dalla base e come fondotinta utilizzo, ma guarda che novità, il fondo di Rare Beauty, ripeto, colorazione 160C, la mia. Lo adoro, lo adoro, lo adoro tantissimo e siccome è un fondo, vabbè, poi lo vedrete man mano, un fondo super liquido che va shakerato per bene, sentite la pallina, proprio con violenza, perché altrimenti si separano le due parti, quella liquida e quella più oleosa, ed è talmente tanto sottile che la spugnetta se lo porta via, secondo me. Quindi il metodo migliore è il pennello. A me piace usare questo pennello conico a sezione piatta di BH Cosmetics, che è della linea dedicata agli anni 2000, infatti vedete questo design non propriamente sobrio e fine. Bene, allora, io intanto comincio a passarmela un po' sul viso. Non so se arrivate adesso, se non avete visto i miei video precedenti, sebbene questo sia un cosiddetto sottotono freddo perché è la cista per cool, in realtà per me questo è un match perfetto, perché le tonalità in generale della linea di Rare Beauty, della linea di Selena Gomez, secondo me sono molto molto gialle. Quindi io questo l'ho scoperto grazie a un campioncino che mi è arrivato dopo con un ordine da Sephora, però vedete, si stende in 2 secondi, sottilissimo. Però se potete andare in negozio a vederli meglio, purtroppo nei negozi fisici c'è pochissima, sta per cadere, mamma mia, ci sono pochissime tonalità disponibili da vedere, quindi per delle tonalità che non siano quelle disponibili in negozio uno si deve fare un po' un'idea qua e là e poi magari fare l'ordine online se ama la formula. Ok, questo era un fondotinta, ho la sensazione di ripetere sempre le stesse cose quando ne parlo, però non sono sicura che tutti quanti guardino i miei video. Poi tra l'altro siamo arrivati a 957 iscritti, che è una cosa per me incredibile, e non lo dico tanto per, davvero una cosa incredibile, perché mai avrei immaginato nel lontano dicembre 2019, considerate tutte le pause che ha avuto questo canale, di arrivare fin qui. Quindi se dovessi arrivare a 1000 iscritti durante l'estate o prima dell'estate, io mi metto a ballare il mambo in giro. Quindi questo è il risultato con una sola passata. Visto che oggi non devo andare da nessuna parte, se non avevo voglia di accendere la videocamera, preparare un contenuto extra e truccarmi insieme a voi per rilassarmi, perché sono agitatissima, poi vi spiego perché. E quindi niente, come quantità di coprenza per me va bene così. Pace se faccio un po' uno zoom sulla texture. Vedete che la mia pelle, con tutti i suoi, come dire, i suoi dossi, i suoi piccoli rialzamenti, le sue imperfezioni, si vede ancora, però non mi interessa sinceramente, perché tra la mascherina e lo stress in generale non posso pretendere troppo da questa faccia. Comunque, eccolo qui, gli do l'ultima, come dire, l'ultima appiattita nella pelle. È un fondotinta che si asciuga subito. Io lo devo incipriare anche per stare un po' in casa, perché sennò non è bellissimo, però secondo me non è un fondo adatto a pelle secca, perché essendo così a presa rapida e così seconda pelle, se avete delle parti più secche il fondotinta ci si incollerà sopra e ve le evidenzierà. Comunque, eccolo qui, veramente veramente naturale e secondo me perfetto per la stagione estiva, perché sembra di non avere niente sul viso. È un made in Corea questo fondotinta, no, made in Canada, e se avete il fondotinta, il close up di Nabla, quello, il primo uscito, non lo Skin Realist, mi sapete dire se anche quel fondo fa questo effetto totalmente seconda pelle,
E soprattutto mi sapete dire se il fondo di Nabla è più opaco di questo? Perché questo in realtà ha un finish soft matte, è opaco però non completamente piatto sul viso. Grazie. Comunque, per ritornare a quello che stavo dicendo prima, mi sembra di ripetere sempre le stesse cose, ma in realtà mi rendo conto che qualcuno è arrivato dopo, che non tutti seguono tutti i miei video, io non ho questa pretesa, perciò magari un po' di informazioni le ripeto. Ora passo direttamente al blush, e il blush che utilizzo è questo qui di MAC, purtroppo ve lo devo far vedere in differita, perché si è rotto il packaging di MAC, aiuto, che è della linea Glow Play, ed è nella tonalità Dead Peachy. Eccolo qui, si vede la fantastica impronta digitale del mio dito, perché questo ha quelle texture bonci bonci bon bon bon, dove il dito affonda e quindi sono tutte belle morbidose. Io questo lo metto proprio, vedrete con che metodo barbarico, però secondo me è il metodo che lo sfuma prima. Il metodo barbarico sarebbe utilizzare la blender naturale, ovvero il cuscinetto della mano. Vedete? Anzi, potrei anche costruirlo ancora di più, ma siccome si vedono ancora un po' sotto i miei rossori, preferisco di no, mi va bene questo effetto così. Comunque è un blush da una formula strepitosa, e io sto ancora pensando a quello uscito nella collezione primaverile, quello pesca un po' più intenso, quindi non lo so se prima o poi dovrò cedere. Di nuovo col cuscinetto. E via, super 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 naturale. Ora devo un po' rimettere a posto qui, perché c'è un disastro che si è rotto proprio con queste formule che se prendono aria si seccano subito, però mi è caduto e per fortuna il prodotto è rimasto intatto, ma il packaging ne ha risentito. Comunque dai, così è un buon compromesso, e l'ho messo prima di mettere la cipria, altrimenti non mi piace, ho messo sopra la cipria, poi ci passerò tutte le altre polveri. Bene. Ora, mentre metto il correttore, che sarà il correttore che ho nella borsetta del make-up sia da tutti i giorni che da viaggio, che è il Camo Concealer di Elf, che non che non mi piaccia, però è un correttore un po' particolare, ha bisogno di una zona contorno occhi super idratata, anche questo mi avete già visto usarlo, quindi di nuovo ripeto sempre le stesse pippe, però ok. E niente, passo direttamente proprio al racconto di che cosa è successo in queste settimane. Bene, io attorno alla metà 20 di marzo, intanto recupero un pennello a lingua di gatto, o se no di solito uso anche questo, ho preso un virus intestinale tremendo che mi ha lasciato KO. Io poi ne soffro particolarmente di questi virus, quindi quando mi colpiscono di brutto, e niente, quindi sono rimasta quasi una settimana in malattia a casa. Però dopo, poco dopo che il mio rientro, avevamo programmato con i colleghi qualcosa abbastanza informale, non vi preoccupate qua per il blush, poi ci ripasso. Abbiamo organizzato in maniera informale una gita estemporanea dei ragazzi a Bologna, perché li abbiamo portati alla manifestazione di venerdì 25 dei Fridays for Future, quella per l'ambiente. E è stato un momento bellissimo, a parte per la manifestazione di per sé, perché è bellissimo vedere dei ragazzi delle scuole superiori e delle scuole medie e infervorarsi così tanto per una questione che riguarda tutti, che è la questione ambientale. Quindi c'erano degli striscioni molto belli, anche molto ironici, persone che spiegavano man mano tutte quello che sta succedendo con l'ENI, con il greenwashing. Quindi i nostri ragazzi, che erano tutti ragazzi, sono tutti ragazzi di seconda media, chiedevano molte informazioni per quanto riguarda il greenwashing e che cosa significhi. E a parte il momento di protesta di per sé, è stato bellissimo portare i ragazzi fuori dal contesto delle sedie, dei banchi della cattedra scolastici, e di farli vivere questa esperienza che molti di loro probabilmente non avrebbero vissuto da soli se non ce l'avesse portati la scuola, la manifestazione. E erano proprio felici,
Non lo so, io non sono mamma, non sono ancora mamma, però per chi è genitore e mi guarda, penso che non ci sia cosa che riempie di più il cuore di vedere tuo figlio, comunque un bambino, un ragazzino, davvero davvero contento, davvero felice, con gli occhi che brillano da quanto sono felici. E così è stato con gli alunni, non erano tutti, sono venuti solo alcuni, anche perché li hanno portati i miei colleghi con le loro automobili. Io sono andata per conto mio e poi li ho rincontrati in città. E è stato veramente bello, potergli dare l'opportunità di vivere questa situazione. Ok, la base è fatta super super naturale, però poi ci aggiungeremo dei dettagli un po' più tosti. Allora, io per ora non incipio il contorno occhi e non incipio il resto, perché l'inciprirò dopo che ho fatto tutto il trucco occhi, praticamente, onde evitare il fallout. Comunque, mi avvicino un pochino così riempio le sopracciglia e faccio il trucco occhi insieme a voi. Come trucco occhi, così come trucco occhi, come palette utilizzerò la... Mamma mia, questa non so come farvela vedere perché specchia, ma ve la faccio vedere da dietro. La Flower Punk di Kaleidos, che io non uso dall'estate scorsa, perché questa è proprio una storia colore molto primaverile estiva. E incredibilmente, visto che ho questa felpa Bordeaux, voglio utilizzare questi colori qui, ovvero Stained Glass sicuramente, questo Malva, anche se il colore malvagio non è proprio tra i miei preferiti, e questo color pesca. Però utilizzerò come base questa matita di Essence, la Berry Fantastic, che avete visto, o non so se lo vedrete già quando io pubblicherò questo video, in uno dei look della maratona con la Hurty, e realizzerò questa tecnica super semplice di utilizzare la matita come base per il trucco occhi. Quindi, che cosa devo fare adesso? Sì, le sopracciglia, e poi userò come base la P. Louise. Mi avvicino così potete vedere meglio, soprattutto potete vedere tutti i peli che io dovrei fare, ma non ho tempo di farli, e soprattutto dopo un po' che sei tu che te li spinzetti, c'è bisogno di una mano professionista che ci lavori per ristabilire per bene la forma, o almeno io la penso così. Diciamo che ci mette mano un professionista per 4-5 mesi, ci penso io, e dopo questi 4-5 mesi ci deve rimettere mano un professionista per ridefinire per bene la forma. Ok, io intanto qua ravano alla ricerca di quello che mi serve, ma l'ho trovato. Come prodotti utilizzerò quelli che uso ormai nella quotidianità, ovvero la matita sopracciglia di Glam Shop e il Make Me Brow di Essence, tonalità Ashy Brows, che sta per finire, sta proprio tirando le ultime. Ecco, ve lo faccio vedere per bene. Quindi stavo dicendo, allora, anzi, prima di continuare il racconto, questo è lo scovolo, il pettinino della matita sopracciglia di Glam Shop, che forse è la parte che mi piace di più di questa matita, perché è un bel pennellino con le setole acchiappanti e pettina per bene i peli verso l'alto. Quindi, dicevo, è stata una bellissima esperienza, più che altro per aver visto i ragazzi così felici di partecipare a questa attività. È stato un momento bellissimo. Ora, non abbiamo fatto il percorso di tutto il corteo perché i cuccioli dopo un po' erano KO, però per quel poco che abbiamo fatto è stato molto bello, ed è importante che loro capiscano che possono fare un po' la differenza anche loro nel loro piccolo. Quindi non lo so, mi sono sentita orgogliosa di essere la loro insegnante, anche se io non sono stata una di quelle che ha ideato, cioè che ha proposto l'idea di accompagnarli, però sono stata felice di aver partecipato, perché è stato bello anche per me personalmente essere lì con loro, a portare lo striscione, un po' a incitarli. Poi un'altra cosa che ho adorato è stato che ho rincontrato dei miei alunni dell'anno scorso, che ora sono in prima superiore, che erano più un'altra ragazzina che ora in seconda media, l'anno scorso era in prima, che una era lì in giro, e l'altra, che è quella che ora è in primo superiore, che portava lo striscione più grande, era una di quelle che era più cariche con gli slogan, e quindi in quel momento cuore di prof era proprio carico di orgoglio. Niente. Poi, questo era stato venerdì 25, poi sono andata di nuovo a Bologna per la laurea di una mia amica, e poi è stata una settimana di lavoro terrificante come tutte, quindi poco da dire.
È un periodo in cui sono molto in ansia perché ho una responsabilità piuttosto grossa e l'attività per cui sono responsabile comincia domani, quindi io mi sento, come dire, se qualcosa va storto è colpa mia. Quindi perciò sono agitata e ho bisogno di questa make-up therapy con voi oggi. Spero che il video non venga lunghissimo. E niente, poi nella settimana successiva, cioè il primo weekend di aprile, sono andata dal mio ragazzo. Ok, intanto quando faccio le sopracciglia non riesco a parlare, quindi questa parte la troverete velocizzata con la musica. Realizzerò prima un occhio poi l'altro, perché sia la P. Louise che la matita chiaramente si asciugano subito, quindi non posso rischiare di ritrovarmi con delle chiazze impossibili da sfumare dopo. E niente, quindi dicevo, il weekend successivo, che è stato il primo weekend di aprile, nonché lo scorso, sono andata dal mio compagno perché diciamo toccava a me muovermi quella settimana, e il sabato, che era sì, sabato 2 aprile, siamo stati a Lucca. Questo perché? Perché c'era una fiera organizzata dagli stessi del Lucca Comics, però diciamo più dedicata agli addetti ai lavori, che si chiama Lucca Collezionando, dove c'erano parecchi stand di fumetti o comunque articoli più nerd, se così vogliamo dire, carte, gadget, tutto relativo al mondo del fumetto, quindi sia fumetto italiano sia fumetto giapponese, quindi mondo manga anime. Noi speravamo di trovare anche qualcosa del fumetto franco-belga, ma invece non c'era nulla. E niente, quindi c'era anche la possibilità di fare degli incontri con dei fumettisti o anche persone che hanno canali YouTube o Twitch in cui parlano di questi argomenti. Però sabato pomeriggio tutto questo era diciamo meno in pompa magna, c'erano solo gli stand da cui comprare, e il mio ometto è stato nerd, e negli ultimi tempi lo sta riscoprendo questa sua vena, diciamo. Ok, ora passo sotto l'arcata sopraccigliare con un pochino di cipria. Utilizzo sempre questa di Fenty Beauty, tonalità butter, perché non avevo voglia di portare un ombretto panna, sinceramente, però in questi casi la cipria funziona benissimo allo stesso modo. E niente, dicevo, quindi lui durante il lockdown, e soprattutto l'anno scorso, perché nel suo lavoro precedente si faceva 2 ore di macchina al giorno, una per andare e una per tornare da casa al lavoro, quindi aveva bisogno di seguire qualcuno su Twitch o su YouTube da mettere nel computerino della macchina, diciamo, come compagnia durante tutta questa guida. E quindi si è riappassionato all'universo dei fumetti, quindi si è ricostruito una libreria pienissima, e non mi può criticare se compro make-up quando compro make-up, perché anche lui non è che stia spendendo poco per quanto riguarda i fumetti. Però sono molto felice che abbia ricominciato a leggere sia fumetti che graphic novel, perché bisogna riconoscere l'immensa dignità anche di queste due forme d'arte. E anzi, anch'io sto leggendo delle graphic novel che mi stanno piacendo tantissimo, quindi probabilmente riesumerò la rubrica del GRVM Caffè Letterario. Non è una promessa, perché non lo so ancora, diciamo è un'idea. Riesumerò quella rubrica per parlare di queste letture, anche perché ultimamente, essendo così stanca per il lavoro, ma proprio stanca psicologicamente, perché quando si ha a che fare con le persone bisogna investire molto molto molto, e le energie da investire sono tante, soprattutto quando si ha a che fare con piccoli adulti come i ragazzini dell'età delle scuole medie, magari chi ha figli di quell'età o chi ha a che fare con dei dodicenni può capirmi benissimo, almeno spero. E niente, quindi mi sento molto svuotata a fine della giornata e faccio fatica a concentrarmi sulla lettura.
io sono una lettrice estiva più che altro, mentre con le graphic novel, siccome è un tipo di approccio molto visivo, mi devo impegnare, tra virgolette, di meno, perciò sto preferendo quelle. Poi è proprio bella l'esperienza di sfogliare questa carta più fine, più lucida, ben stampata. Non lo so, io sono un po' feticista da questo punto di vista, sebbene stia comprando sempre meno libri cartacei, perché non ho spazio. Ok, quindi questa è la base cremosa, abbastanza fatta a cazzo di cane, ecco, perché tanto poi andremo a farci tutt'altro lavoro. E quindi niente, abbiamo fatto un giro, siamo stati quasi tre ore dentro questa fiera. E ecco, come colore per sfumare utilizzerò questo color malva qui, che si chiama Nouveau. E scusate per la palette non pulitissima, però questo fa capire che a usare l'ho usata. Questi sono ombretti che fanno parecchia polvere nella cialda, ma non in viso. Ok, quindi io sfumo in maniera abbastanza anche imprecisa. E dicevo, anche per me che non sono proprio interessatissima a questo mondo, è stato molto bello, anche se un po' mi è dispiaciuto che la maggior parte della fiera fosse dedicata al fumetto italiano degli anni 60-70, quindi Zagor, Tex, Diabolik, queste cose qui. Avrei preferito vedere anche un po' più di varietà, per esempio mancava completamente l'universo Disney, che era presente solo in qualche stand con dei gadget, mancava completamente l'universo del fumetto franco-belga, quindi niente Tintin, niente di tutte queste cose, però dai, ci siamo divertiti e io sono stata molto contenta perché tra i vari banchetti firmacopie che c'erano, c'era il banchetto firmacopie dell'autrice di una delle graphic novel di cui voglio parlarvi, cioè di questo libro a fumetti che si chiama Girotondo, la cui autrice è Agnese Innocente in collaborazione con Sergio Rossi. Allora, Agnese Innocente è una fumettista, una disegnatrice molto giovane, credo sia classe 94, che ha realizzato questo fumetto, questi disegni veramente tanto belli in questo libro che a me ha conquistato e di cui perciò voglio parlarvene a breve. Ahia, qua ho aspettato troppo tempo e non si sta sfumando questa parte finale della codina, vabbè, poi vedremo il da farsi. E quindi sono stata contenta di avere, non ho portato il mio libro, però comunque mi ha dato una cartolina illustrata con la sua firma, con lei Agnese, e quindi è stata missione compiuta, anche perché tutti e due, sia anche il mio ragazzo ha comprato qualcosina, quindi è stata un'esperienza piacevole. Ora qui c'è parecchio kickback, quindi lo tampono e lo soffio e provo a ripassarci. Ok, tanto poi lo risistemeremo un po' col correttore, ecco perché non l'ho incipriato, e ci tampono sopra questo ombretto meraviglioso che è Stained Glass. Vediamo un po' che cosa esce ad applicarlo sopra questa base borgogna. Intanto vi faccio vedere lo swatch con tutte le perlescenze e i riflessi che ha questo ombretto meraviglioso. E wow! Niente, prima di fare il giro in fiera, quindi per il look collezionando, siamo partiti abbastanza presto al mattino, vi dico che pioggia, abbiamo trovato quel sabato lungo la strada, in alcuni punti anche neve, vabbè che non si può parlare di neve perché qui nel paesino dove vivo ha nevicato stanotte, e abbiamo fatto un giro veloce per la città al mattino. Io sono particolarmente affezionata alla città di Lucca, perché è stato il primo luogo, il primo posto in cui mi hanno chiamata ad insegnare. Io avevo mandato la MAD, che sarebbe la messa a disposizione, ovvero una dichiarazione che si fa al dirigente della scuola in cui dici in breve: io mi chiamo Tizia e Caio, ho questi titoli qua e là, se hai bisogno di me perché le graduatorie sono esaurite, perché ci sono delle supplenze da fare qua e là, chiamami. E quindi io ero stata chiamata lì, il mio primo incarico era nella scuola serale come insegnante di italiano per gli adulti, che è stata un'esperienza emotivamente molto ricca, pesante, qualcosa che rifarei però quando sarò più adulta, perché è strano insegnare agli adulti quando tu sei molto più giovane di loro e con molte meno esperienze, perché mi sono capitate delle storie davvero davvero particolari, che uno poi dice: noi siamo nati dalla parte
giusta del mondo senza aver fatto nulla per meritarcelo, quindi ci dobbiamo godere la fortuna che abbiamo. E niente, ora vado a sfumare ulteriormente con, adesso vediamo se becco un pennello, sì, utilizzerò questo, vado a sfumare ulteriormente per ammorbidire il tutto con Peach Soju, questo colore qui. E quindi niente, ci tenevo a rivedere questa città che avrà sempre un valore speciale per me e mi è piaciuta molto, l'ho rivista post pandemia e mi è piaciuto vedere che molti negozietti piccoli che c'erano ormai 4 anni fa ci sono ancora e soprattutto c'è un'esplosione di ristoranti nuovi. E niente, poi l'architettura di Lucca è meravigliosa davvero. Quindi è stato bello fare questa piccola gita e ci auguriamo di poterne fare sempre di più ora che le restrizioni si sono allentate, perché riteniamo che sia una cosa molto importante per staccare. Ok, il trucco occhi è questo, semplicissimo. Io aggiungerò un altro poco di correttore, che ovviamente andrà a finire in Culandia, per pulire un po' questa parte e dare una liftata al tutto. Ecco qui. Ok, meglio. Realizzo l'altro occhio e poi ritorno da voi per completare il viso. Come è andata a finire? Ho aggiunto eyeliner sotto e sopra, sempre usando la matita, dov'è, la Berry Fantastic, e ho incipriato il viso e mi sono dimenticata di farvi vedere la sua prima applicazione, però ho aperto e già sporcato di ombretto, chiaramente perché ho le mani lerce, il mascara in mini size di Rare Beauty, il Volumizing Mascara. Allora, vi faccio vedere lo scovolino, è stato un'impresa applicarlo perché lo spazio tra il tappo, lo stelo e lo scovolo è piccolissimo, quindi il rischio di sporcarsi è enorme, però come prima applicazione non è proprio male, e sappiamo tutti che alla prima applicazione i mascara generalmente fanno schifo. Ok, mi avvicino, ecco qui, vedete i mille riflessi di questo ombretto, va bene. Ok, ora, visto che ho il viso già tutto incipriato, è il momento di passare alla parte di cosmesi colorata del viso, e come terra, proprio oggi con voi come primo utilizzo, volevo inaugurare la... Aiuto, mi si sta per rompere il pennello, va bene, ci penso dopo, come si chiama? Il Butter Bronzer, nella versione però opaca di Physicians Formula, che ho inserito nei 22 in meno. Il profumo di queste polveri è me il profumo del paradiso. Ora andiamo a dare questa scaldata a questa faccia tonda. Per essere pigmentato è molto pigmentato, però è anche altrettanto sfumabile. Certo, ce ne entra un po' poco con questo look, perché io lo vedo molto caldo ai confini dell'arancio. Vedremo un pochino come farlo funzionare, però con i look caldi che faccio di solito, secondo me è il suo. Comunque, complimenti alla sfumabilità. Davvero, chapeau, ne prendo. Un po' di meno qui. Passo sul naso. Ma anche voi avete il problema che sul naso non vi si attacca il fondo, né fondo né correttore, proprio qua sul ponte, che è la parte diciamo più grassa e impura della mia pelle. Ok, messo, e ora come illuminante vado a mettere questo qui di Pixi, il Rose Dew Balm Super Rosa, che mi è stato regalato dalla mia amica Simu, Mushroom Simu, e in suo omaggio utilizzerò anche un pennello di Mesauda da illuminante che mi aveva regalato per il compleanno. Questo è tra i primi prodotti di Pixi, aspettate che vi zoom, che sto utilizzando, e le polveri viso di questo marchio, sebbene siano un po' troppo costose per quello che sono, non mi dispiacciono. Questo è un illuminante molto molto rosa che era perfetto per questo look.
Cioè, era proprio questo look chiamava l'utilizzo di questo illuminante che io sto continuando a stratificare. Like it's not tomorrow. Ok. Però secondo me richiama anche le tonalità dell'ombretto protagonista. Ok, quindi direi che come base viso ho terminato più o meno anche il make-up che stai facendo con questo zoom. Ora, per farmi vedere proprio al gran completo, vado a mettere un rossetto, sciolgo questo Swiffer qui dietro e ci vediamo tra un secondo. Lo Swiffer liberato e anche con un prodotto sulle labbra non ci sta benissimo, però per completare l'operazione Kaleidos ho voluto utilizzare uno dei Lip Clay e questo è Sienna, stupendo. E eccomi qua, ho finito. Spero che abbia un senso tutto quello che ho detto, lo scoprirò in fase di montaggio. E mi sono talmente tanto fatta trascinare via dalle chiacchiere e poi dal trucco che mi sono dimenticata di dire la parte finale, cioè i progetti per le prossime settimane. Ora mi aspettano 3 giorni di lavoro intenso, poi inizieranno le vacanze di Pasqua, venerdì andrò a Bologna per un concerto, il concerto di Cosmo, non so se avete presente chi è, che sto aspettando dal mese di ottobre, da quando era stato programmato inizialmente, non vedo l'ora, perché non torno a un concerto dal 2018 addirittura, e io adoro la musica dal vivo e adoro ballare anche, quindi visto che Cosmo è anche soprattutto un DJ, chi ha visto Sanremo se lo ricorderà con la rappresentante di lista nella serata delle cover, e io non vedo l'ora di andare a ballare. Veramente di chiudere il cervello una sera e di scatenarmi al ritmo di musica. E poi tornerò qualche giorno a trovare la mia famiglia, che non vedo da 4 mesi. Niente, spero che questo GR Web vi abbia tenuto compagnia, vi abbia rilassato. Io vi auguro buona giornata ovunque voi siate e ci vediamo presto. Ciao!